Buongiorno, Modena, Palazzo Ducale, punto di partenza per la via Vandelli. Grazie, allora come si può dire? Buon cammino! Come si va? Bene. Da 10. Alla grande? Dritti, dritti, dritti. Tutto piano. Alla grande. Chilometro 8. Oltrepassato. Abbiamo lasciato il centro di Modena. Ragazzi. Grazie, grazie, grazie. Gente ci saluta e ci augura buon cammino. Bravi. Abbiamo lasciato il centro di Modena. Un breve giro per la città. Ed ora lungo varie piste ciclabili stiamo lasciando Modena. La chiusa del drago che regolava le acque del canale San Pietro. Chiusa del drago. Viandanti della via Vandelli, sono al chilometro 10. Ora finalmente una tratta all'ombra, perché fa parecchio caldo, ma parecchio. Chilometro 14 da Modena, per ora la tratta bella, ora è già da qualche chilometro che siamo lungo questa ciclabile che costeggia tutto il fiume tiepido, alternanza tra tratti soleggiati e tratti all'ombra che permettano di respirare un attimino, perché sotto il sole picchia veramente forte oggi, e per ora bella, bella. Su questo finale di tappa ci aspetterà un po' di salita, infatti abbiamo 400 metri di dislivello concentrati tutti sulla fine del tracciato di oggi. Siamo a Pozza, 19° chilometro, volevamo fare sosta pappa, non abbiamo trovato una mazza. È tutto chiuso. Amici, stiamo lasciando ora Gorzano. Fatto rifornimento, ho preso le birre, caffè, gelati, 14 panini.
ragazzi, un so economico io. Per star leggero ha fatto però non ho preso il caffè. Però ma perché il caffè è pesante. 18 panini no, ma il caffè sì. Quindi siamo al chilometro... Oh, riprendi. Siamo al chilometro 23 e ne manca 7? 9. No, 9. No, ancora 9 chilometri. Vai. Quindi manca lo strappetto della salita a 400 metri, giusto? Sì, su per sì. Giù? Si arriva a circa 400 metri. Meno mass, 400 metri. Siamo carichi, le spalle sono già distrutte. Cariche. Non siamo neanche a fine della prima tappa. Dunque, ora si sale un po', perché tutto il giorno che siamo in piana, quindi si fa una bellissima salita fino a Puglianello di pochissimi chilometri, però duri perché... Vandelli, che ha ideato questo percorso, faceva in questo modo, faceva quanto più possibile nella piana, quindi noi si sta facendo tutta la parte piana, e poi quando c'era da salire non è che faceva salite dolci, faceva proprio pettate, cioè brevi strappi per accorciare il più possibile le distanze in salita, quindi maledetto, quindi noi si soffrirà tantissimo in questo tracciato perché lui ha fatto tutto in questo modo, quindi Andrea, preparati perché è tutto così. Dopo i primi quasi 27 km è arrivata la salita, ultima tratta di fine tappa, fino, vediamo se mi riesce a dirlo bene, Puglianello. No, non ho detto la prima. Puglianello. Ragazzi, non ci riesce a dirlo sto nome. Comunque sale, ultimo tratto. Dopo tanti chilometri in piano e dopo la breve ma intensa salita, siamo arrivati qui sul crinale dei Calanchi. Arrivando a Puglianello, che è una piccola frazione del comune di Castelveto. Si trova su una bellissima terrazza naturale che offre un panorama completo verso nord della pianura padana fino alle Alpi e verso sud delle principali cime appenniniche. Nel punto più elevato, che è 443 metri di quota, si trova il santuario. La tradizione vuole che la sua origine sia legata alla fine della festa del 1630-31. Poi il santuario fu ricostruito nella sua posizione attuale all'inizio del XVIII secolo, poi anni prima della realizzazione della Vandelli. Raggiunto anche il santuario di Puglianello e si riparte destinazione agriturismo La Bizantina. Abbiamo lasciato Puglianello da pochissimo, eccolo lassù, il santuario, e ora siamo in direzione Vulcani di Fango e poi siamo vicini alla meta questa sera, anche perché siamo cotti, siamo quasi al 32esimo chilometro per oggi e quindi iniziamo la doccina. Chilometro 35 e 65, lo volevi sapere, Franci?
e dichiariamo ufficialmente finita la tappa di quest'oggi. Fine primo giorno, Vandelli.